Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per analizzare il momento della formazione biancorossa che ha chiuso una settimana con tre impegni. C'è stato il turno dell'altro ieri contro il Gubbio, ma qualche giorno prima c'era stato il turno infrasettimanale, pareggio con la Triestina. Analizzeremo un po' quella che è la situazione anche alla luce del posticipo, per esempio, di ieri sera che a sorpresa ha visto il Sant'Arcangelo battere il Vicenza 2-1 e dunque accorciare proprio sul Teramo. E adesso la zona calda o zona rossa, per come la chiama Antonino Asta, adesso è a 4 punti perché Ravenna e Sant'Arcangelo sono a 10 e sono le penultime perché il Modena c'è ma non c'è. Teramo e Gubbio sono a 14, peraltro il Teramo raggiunto proprio dagli avversari di domenica scorsa, ma in una giornata in cui probabilmente quella di domenica, in cui il Teramo soprattutto nel primo tempo ha fatto vedere la faccia migliore di sé, almeno in questo primo scorcio di campionato ha giocato bene, ma avremo modo di parlarne con gli ospiti in studio, ma soprattutto con voi, perché vi ricordo il numero di SMS che conoscete insomma abbastanza a memoria, 392-623-7060 per chi volesse contattarci, scriverci, farci delle domande. Saluto, lo ringrazio per essere qui con noi, il vicepresidente del Teramo Ercole Cimini, buonasera. Buonasera. Ben ritrovato. E poi i nostri compagni di viaggio, Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Allora, avete visto la classifica, non vi facciamo vedere i risultati perché li conoscete più o meno a memoria, anche se probabilmente a qualcuno, anzi rivediamoli, perché c'è stato questo 2-1 del Sant'Arcangelo contro il Vicenza, che era poco pronosticabile alla vigilia, che qualcosa fa cambiare soprattutto in coda. Ed è una questione che inevitabilmente interessa il Teramo, soprattutto alla luce della sconfitta in casa contro il Gubbio. In testa c'è il Padova a 25 punti, seconda posizione il Renate, che sarà proprio il prossimo avversario del Teramo. Domenica pomeriggio si va in Brianza per Renate Teramo. Non sarà un impegno semplice e lo capite da voi guardando la classifica, però eccolo qua, il prossimo turno riposerà il Sant'Arcangelo e dunque potrebbe essere, se vogliamo, anche un'occasione ghiotta per il Teramo, che tra tre settimane, se non erro, avrebbe dovuto giocare proprio contro il Modena e quindi adesso avrà due scontri molto importanti, perché prima c'è Renate e poi c'è l'impegno interno contro la San Benedettese. Al netto dei risultati chiedo, come prima domanda, al vicepresidente Cimini se è un po' preoccupato di come si è messa adesso la classifica, cioè quella zona cuscinetto, quella distanza di 7 punti che c'era, che il Teramo era riuscito a conservare, domenica un po' si è un po' accorciata. Preoccupa un po'? No, preoccupa soltanto il morale, quindi non è che preoccupa la classifica. Noi sappiamo che fino alla fine del campionato sarà dura e quindi onestamente una partita non può compromettere quello che è stato fatto di buono finora. Purtroppo una partita maledetta. E oggi stiamo qui a discutere, è una partita che abbiamo dominato, l'abbiamo persa e si discute anche per quello che è la classifica. Se avevamo 3 punti in più possiamo parlare di un'altra cosa, quindi che devo dire? Devo dire che bisogna innanzitutto tornare a quello che eravamo prima, una squadra umile che fa dell'umiltà e la sua forza. Appena alziamo un po' quello che tutti quanti vogliamo, poi ecco, succede che prendiamo queste brutte sconfitte che poi ne stiamo a discutere qui stasera. È un po' una
costante negli ultimi due anni di questo fatto che appena un po' si alzano le aspettative il Teramo fa un po' fatica. Buonasera, ma con l'esclusione del Modena, l'ex quart'ultima, adesso Ravenna Sant'Arcangelo è salva a prescindere dal campionato, ma non penso che sia Ravenna Sant'Arcangelo, è penultima adesso con l'esclusione, caro amico, del Modena. Rivediamo la classifica, te lo facciamo vedere così magari ci è più chiaro a te e anche a noi. Con l'esclusione del Modena, quindi non considerate il Modena, il Fano è ultimo, Ravenna e Sant'Arcangelo sono penultime. Era la terz'ultima. Ah, la terz'ultima. Cioè, la tua è terz'ultima senza considerare il Modena. Ah, una tra Ravenna e Sant'Arcangelo, sì, okay. Una tra Ravenna e Sant'Arcangelo andrebbe, quella peggio classificata, a fare il play-out con il Fano, l'altra ovviamente sarebbe salva, ma manca ancora l'ufficialità. Manca però, ancora, insomma, l'ufficialità, però questa è la tendenza. Tra l'altro c'è sempre la questione dei distacchi, che potrebbe essere tirato in ballo degli 8 punti una volta che sarà tutto ufficiale. Se c'è anche la regola, non solo bisogna evitare il penultimo posto e l'ultimo posto, ma se si arriva penultimi, ma avendo, se funziona come gli anni passati, l'anno passato, più di 8 punti, in questo momento il Teramo rispetto all'ultimo posto, tra l'altro, oltre a diverse squadre, ha anche 8 punti di vantaggio. Quindi, insomma, non creiamo allarmismi sportivi. Assolutamente, anzi, tutt'altro. Bisogna cercare di vedere quello che di buono è stato fatto, Ania, perché di buono è stato fatto e anche parecchio nel primo tempo più che nel secondo, però probabilmente questa squadra ha avuto, forse anche per merito, non so, tu l'hai seguita per noi la partita in diretta, ha avuto anche un sussulto favorito dal fatto di essere sceso in campo con un atteggiamento un po' più positivo, che magari rivediamo in grafica con questo 3-4-3. Cioè, insomma, questo ha dato una spinta morale in più nel fatto di volerci provare. Questo è lo schieramento di domenica. Probabilmente sì, era uno schieramento inedito, magari è stata quella novità che ha dato quel qualcosina in più in fase iniziale di partita. I primi 40 minuti sicuramente sono stati i migliori 40 minuti giocati dal Teramo in questa stagione, almeno secondo me. I movimenti c'erano, i movimenti giusti. È chiaro che poi è mancato e mancava, almeno fino al rigore di Foggia, un finalizzatore. Cioè, i movimenti che vedevamo di Tulli, di Bacio Terracino, anche dello stesso Foggia, non avevano trovato però effettivamente concretezza poi in avanti, se dobbiamo andare a cercare il pelo dell'uovo. È arrivato quel calcio di rigore, che magari dei tre, che poi andremo anche ad analizzare gli altri due, è forse quello meno netto degli episodi dubbi, però insomma è stato utile per sbloccare la partita, per concretizzare comunque tutti gli sforzi che fino a quel momento il Teramo aveva fatto. Poi questa è stata la prima ingenuità, la prima ripartenza, il primo gol, e da lì ne è nato un 1-2 difficilmente pronosticabile fino a pochi secondi prima, ecco, per quello che si era visto in campo. E da lì un po' la partita è cambiata, ci sono state, è vero, alcune occasioni all'inizio ripresa, anche un altro episodio dubbio su Ventola. Però con quel 4-2-4, l'inserimento di Barbuti, effettivamente cross giocabili per i due centravanti non sono mai arrivati. L'unico cross veramente preda di un centravanti è stato al 46esimo per Barbuti, che poi Volpe ha alzato in angolo. Altrimenti l'unica azione davvero costruita è stata quel cross di Ventola per Varas dall'altra parte e il colpo di testa poi che è uscito di un soffio fuori. C'è forse un po' troppa frenesia a volte nel Teramo quando cerca di venire in avanti, forse troppa voglia di verticalizzare subito, troppa voglia di provare a segnare. Forse bisognerebbe un po' ragionare un pochino di più, anche se non è nelle caratteristiche del Teramo palleggiare, e questo spesso Asta lo ha detto. E quindi è un equilibrio che ancora va trovato, va cercato, che effettivamente ancora non c'è, almeno per quanto riguarda la fase offensiva. E il tecnico ha provato domenica anche a cercare di vincere questa sterilità offensiva, e parlo solo degli attaccanti, cercando di metterne addirittura tre. Poi è vero che magari chi è molto più bravo di me, chi è più esperto di me, dice che non dipende solo dagli attaccanti, ovviamente dipende anche da quello che si fa alle spalle degli attaccanti per cercare di far segnare gli attaccanti.
però è chiaro che qualcosa ancora manca, con 3-4 attaccanti non si riesce insomma a bucare la porta avversaria. Giriamo subito una domanda che ci arriva da casa al vicepresidente Cimini, perché molti si aspettano, vorrebbero un innesto davanti. L'occasione, che è quella dell'esclusione, del fallimento del Modena, è ghiotta, perché sono giocatori svincolati, peraltro si è svincolato anche, anzi adesso ho trovato, mi pare, casa Limolese, Carraro, Exter. C'è la possibilità di, non per forza dal Modena, ma che il Teramo possa pensare a qualcosa da fare davanti? In questo momento proprio non è il nostro pensiero, non è i nostri pensieri. Noi abbiamo scelto gli attaccanti quest'estate, quindi per il momento nessun pensiero è quello di pensare a una punta oppure a qualcosa, a un attaccante, perché si andrebbe a mettere in discussione quello che il Teramo oggi ha in rosa. Quindi per me parlare di un futuro, una futura punta, qualcosa sul mercato, è veramente qualcosa di non normale. Quindi siamo ai primi di novembre, quindi già qui già stiamo parlando di punte, attaccanti o centrocampisti. Io penso che questo è un discorso proprio che non regge, ecco. E allora cambio un po' io la domanda, se mi consente, anche se è d'accordo anche l'amico da casa che ci ha scritto, così lo facciamo rispondere anche in maniera più dettagliata. È previsto che a gennaio il Teramo possa fare un sacrificio economico, tornando non pesantemente, ma con una discreta dose di denaro, per, se nel caso ci fosse la possibilità, quindi io dovrei rinforzare. Quindi io dovrei, ci stiamo facendo conti in tasca. Ma dovrei dichiarare questa sera che dovrei togliere qualche giocatore, no, per prendere qualcun altro. No. Oppure aggiungere a questa rosa. Perché no? No. La rosa è questa, quindi... E andrà fino alla fine dell'anno? No, questo nulla è certo, perché può essere che qualcuno voglia andare via oppure no. Cioè, io penso che oggi parlare di mercato è veramente qualcosa di surreale, cioè non esiste minimamente parlare di questo. No, ma non di mercato in senso specifico, però farsi un'idea di un eventuale, parliamo, una società si organizza per tempo, perché in novembre, a gennaio riaprono le liste, mette in cantiere o no un budget. A brevissimo tempo abbiamo dei ricordi di quello che è successo l'anno scorso, sì, a gennaio, qualcosa di scandaloso. Quindi io penso che la squadra è questa, poi può andare via uno perché non ci sta bene, poi arriva un altro perché non sta bene con un altro. Io penso che i giocatori forti stanno bene nella squadra che stanno, penso. Però l'anno scorso l'arrivo di Spighi qualche problema l'ha risolto, sì, a gennaio. Sì, non ha giocato mai, ha risolto tutti i problemi. No, non è che non ha giocato mai. Tu hai giocato due partite, dai, per favore. Come tu, se io ti voglio... No, ma ci mancherebbe, io non è... Cioè, noi Spighi abbiamo preso Spighi per quello che ce l'avevano, per come ce l'avevano descritto, come lui è venuto da noi con le pretese che ha voluto da noi. Doveva farci fare il salto di qualità, invece ha giocato da noi, ha giocato 2-3 partite, sfortunatamente, perché era infortunato, ma come vedo anche quest'anno non è che sta giocando. Ha giocato bene ma poco, mai. Poi quando ha giocato ha fatto anche il gol salvezza, volendo forzare un po' il concetto. Sì, quello di Lumezzane. Vabbè. No, non l'ha fatto. No, ma visto che in quella partita in tanti hanno fallito il gol, almeno l'ha fatto. Tutto, ti sei salvato e va benissimo tutto, cioè, attenzione. Cioè. Quindi per il momento non se ne parla, no, non se ne parla. Vabbè, è una domanda che arrivava da casa, l'abbiamo solo un po' cambiato. Dare una risposta del genere mi mette in difficoltà. No, ci mancherebbe, poi, assolutamente, però è una domanda legittima. Mi piacerebbe tanto che venisse una bella punta, chi è che non piace, ma chi è che se la toglie? Questo è anche un... ecco perché magari ci suggerivano dal market modenese. Sì, dal market modenese. 3-4-3, l'abbiamo visto in grafica, al vicepresidente Cimini è piaciuto questo schieramento o no? È uno schieramento, se vogliamo, un po' più spregiudicato, magari che può andare bene per le gare in casa, forse quelle fuori è un po' più complicato. Ma a prescindere che io
non mi piace Allegri, quindi faccio capire che un centrocampo a due a me non piace, quindi, però fa parte di un mio modo di vedere il calcio. Quindi a me è piaciuto perché abbiamo giocato un'ottima gara. Oggi, se quella partita finiva un minuto prima il primo tempo, forse stavamo parlando di un altro modo di questo Teramo. Poi secondo tempo l'abbiamo provate tutte, non ci siamo riusciti, e quindi cosa posso dire? Non posso dire che non è detto che ci sono tre attaccanti, facciamo più gol, o a volte senza attaccanti prendiamo, con più difensori prendiamo meno gol. Quindi il calcio non c'è una regola ben precisa, quindi il mister Asta ha visto la squadra in questo modo, come ho detto prima, e lui decide come giocare, e secondo me, ed è lui che durante la settimana prova tutto quello che meglio crede. Qui vediamo il calcio di rigore. Adesso poi si può disquisire se il Teramo può giocare o meno con tre punte. Cioè, sta di fatto, ed è un dato incontrovertibile, che il calcio di rigore l'abbia preso Bacio Terracino, che è stato l'inserimento in corsa di questo 3-4-3, Andrea. Però vi faccio vedere anche una cosa, e chiedo a Ercole Cimini se un po' si è arrabbiato. Il calcio di rigore che invece non è stato dato, che è contemplato negli highlights, perché ce ne sarebbe anche un altro su Bacio Terracino, ancora più netto, ma non faceva parte degli highlights. Questo su Ventola, al 56esimo, eravamo sull'1-2, quindi inizio secondo tempo, 56esimo, il Teramo, Asta si mette le mani nei capelli, non tantissimi, che gli sono rimasti. Quelli che ha. Quelli che ha. Questo è il contatto tra Loporto e Ventola, rivedendolo vicino, ravvicinato più possibile, lo vediamo frame by frame grazie a Maurizio in regia. Fa arrabbiare rivedendolo di più o di meno? Però se dobbiamo essere onesti, lui quando è entrato in area di rigore l'ha lasciato, quindi il fallo è iniziato prima, un mezzo metro prima, nel momento in cui è entrato dentro, quando lui è caduto si è buttato, lui già non aveva più il contatto addosso. Quindi non c'è il calcio di rigore. Io ero convinto che era rigore, qua adesso lo vedo, ecco, appena entra in area lui lo lascia. Ecco, qui inizia il fallo. Sempre. Poi, se cosa vediamo, il braccio sinistro non lo prende più nessuno, qui, qui lo ha lasciato. E gli passa davanti con il gomito e di fatto lo lascia. Io ero lì sopra proprio, quindi mi sembrava più rigore dal vivo. Poi, invece... Non è stato così. Andrea, invece a te il 3-4-3 è piaciuto? Questo schieramento... Un po' differente. Secondo me Asta potrebbe tornare a lavorare al progetto iniziale dei due esterni con una punta e difesa a 4. Direi questo, bisogna risolvere, io la scorsa settimana ho focalizzato l'attenzione su Tulli e Bacio Terracino, torno su di loro, perché bisogna capire se Tulli effettivamente può rendere in quel ruolo oppure no. Sono convinto che Bacio Terracino possa, o su una fascia o sull'altra, rendere per quelle che sono le sue caratteristiche. Poi c'è il centravanti, o Foggia o Barbuti, non parliamo di grandi giocatori per la categoria, ma i giocatori più o meno nella sufficienza. Importante è capire se Tulli, che è un altro elemento che deve fare la differenza, può esprimersi al massimo in quella posizione del campo, perché altrimenti, se lui è un po' più punta, un po' più seconda punta, vuole stare un po' più vicino alla porta e magari ha difficoltà a esprimersi come può fare sull'esterno uno come Bacio Terracino, probabilmente qualcosa andrà rivisto. Io capisco anche un po' quello che dice il vicepresidente Cimini. In questo momento può risultare presto, in realtà presto non è per fare delle valutazioni, è chiaro che però queste, se ci sono, restano un po' in camera caritatis, però è pure vero che molte dinamiche si innescano anche in prossimità del mese di gennaio, perché poi c'è qualche giocatore che è scontento, che gioca poco e che vuole andare a giocare e chiede la cessione. Magari può arrivare, non sto dicendo che sia così, ma può arrivare anche il Tulli della situazione che dice: io non mi riesco a esprimere bene qui, magari se c'è qualche proposta altrove dove io ritengo di potermi esprimere, e la società a quel punto si può attivare per prendere un giocatore ancora più funzionale di quanto si stia dimostrando lo stesso Tulli, che è il principale grande assente di questa prima parte di stagione. Per il resto la squadra sta facendo il suo, ha perso immeritatamente col Gubbio prendendo due tiri in porta.
magari ha recuperato, o meglio, il Teramo ha perso quei punti che ha guadagnato immeritatamente in altre partite, tipo a Sant'Arcangelo, dove il pareggio lì è stato dovuto più al caos e alla proviamoci in qualche modo che altro. Quindi io penso che i punti che ha il Teramo sono quelli che si merita. È una posizione di classifica attualmente di molto relativa tranquillità, però bisogna continuare a fare punti, altrimenti le cose si possono complicare. E per il resto bisogna risolvere qualche equivoco, perché ci sono dei giocatori che devono fare la differenza, ma al momento non la stanno facendo. Ho visto qualche lampetto di Bacio Terracino, tipo il rigore procurato, ho visto qualche lampetto suo anche nella manciata di minuti a Trieste. Da Tulli ci si aspetta decisamente di più, ma anche da Bacio. Sì, assolutamente. Peraltro, Ania, noi l'ultima volta siamo andati in onda era alla vigilia della partita con la Triestina. No, è arrivato un pareggio e il giorno dopo, nonostante fosse un campo complicato, in molti, anche io effettivamente, abbiamo detto: ma quanti pareggi fa questa squadra? Poi ci vuole la vittoria, perché se poi invece arriva la sconfitta, come poi effettivamente è stato, ci si ritrova nei guai. Altra considerazione, in questo caso a Trieste va in gol Ventola, che è un Cristiano Ronaldo Ventola. Cristiano Ronaldo Ventola, che praticamente fa uno slalom pazzesco. Ventola, lo stesso, il più pericoloso anche con il Gubbio. Insomma, qualche domanda, qualche riflessione va fatta. Qualcosa di strano c'è, effettivamente, se poi le occasioni le creano soprattutto i terzini, come è successo nel secondo tempo di domenica. Non credo che in questo momento Ventola stia facendo il terzino, però Caragani. Lui sta facendo l'esterno, all'esterno. Domenica ha fatto l'esterno alto, quindi... Nella ripresa sì, 4-2-4. Quando? Nel secondo tempo. Quando ci sono state le azioni di Ventola e Ballas, in quel momento erano terzini. Comunque, a parte queste disquisizioni tattiche, la Triestina, il pareggio contro la Triestina è stato, secondo me, un pareggio in quel momento buono. Però ai pareggi bisogna dare valore. Infatti prima il nostro telespettatore ha scritto: basta con tutti questi pareggi, ok, perdiamo. È stato un messaggio di una comicità spaventosa, anzi... Veramente faccio i complimenti al nostro telespettatore, perché veramente è stato originalissimo, però effettivamente ha detto una mera verità. Poi tutti i pareggi hanno un senso, se poi arriva anche la vittoria, se poi arriva la sconfitta con i pareggi. Se qua e là ci metti delle vittorie, è chiaro che assumono un valore molto più importante, perché comunque quando pareggi continui a muovere la classifica, e quando sei una squadra che ti devi salvare, che hai come primo obiettivo la salvezza, è chiaro che muovere sempre la classifica è di importanza fondamentale. Però adesso è chiaro che dopo la sconfitta contro il Gubbio il primo punto sarà recuperare a livello mentale da questo KO, perché ci saranno adesso due partite molto complicate, e non considero Viterbese-Teramo, la gara di Coppa Italia che si giocherà mercoledì prossimo. Peraltro comunque... Viterbese-Teramo non ci sarà il rincontro tra il Teramo e Nofri, perché Nofri è stato esonerato. Sì. Nelle scorse ore. Sì. Di conseguenza è chiaro che pensare a quei pareggi dopo la sconfitta contro il Gubbio, un po' di amaro in bocca ti lascia. Ti resta, certo. Pensando poi appunto alle prossime due gare di campionato, che non saranno facili. Però è chiaro che se dovesse andare bene a Renate, così si augurano tutti, o magari ancora di più in casa contro la San Benedettese, anche la sconfitta verrebbe presto messa nel dimenticatoio. Sì. Poi parliamo anche di una curiosità statistica che abbiamo trovato oggi su... Sì, tra l'altro me ne è venuta in mente un'altra. Esatto, Cimini, è vero che non bisogna prendere altri attaccanti, ma come mai il mister non dà più spazio? Ahia, qui entriamo nell'ambito giovanile, che è il punto debole di Ercole Cimini. Non dà più spazio a Fratangelo, che può essere il suo anno di maturità. Anche lo stesso Fagioli, diamogli più spazio, è fortissimo. Questo è un grandissimo assist per me, che lui vorrebbe vedere titolari tutti e due titolari. Quindi per me, ma Fratangelo non sta giocando in questo momento perché ha avuto una distorsione alla caviglia, è un mese che soffre con questa maledetta caviglia.
poi è bello cocciuto, che neanche è sicuro, e quindi e Fagioli avrà il suo momento, e tutti quanti lo stiamo aspettando. Ma prendere Maritato del Modena, levare Barbuti o Foggia, sì, è chiaro che tutto ci può stare, Andrea, però insomma, per Giuseppe levare, Maritato, noi prendiamo, cioè, chi prendono? Aspetta che sta per dare la bomba di mercato. No, noi prendiamo solo Scapoli, è Maritato. Ah, è Maritato, quindi niente da fare. Ma quando si scrive levare Foggia e Barbuti, è indecoroso per i confronti. No, ma il concetto è questo, non è che la società prende... Cioè, non penso che il Teramo abbia la forza di prendere e di togliere. No, anche perché poi non è che... Tu prendi un giocatore... Cioè, devi rescindere il contratto? Oppure devi avere una squadra che ti fa un'offerta per questi giocatori? Cioè, servono anche delle condizioni per poter fare... non è, delle non penso che il Teramo in questo momento sia nelle condizioni di dire ok, caro Barbuti o caro Foggia, eccoti la buona uscita e risolvi il contratto. Cioè, ci sono anche perché poi c'è un altro... Poi, insomma, c'è Ercole che è vicepresidente, quindi chi meglio di lui può... spiegare questi concetti, penso, se non sono andato in errore, Ercole. Intanto buonasera a tutti, una domanda al presidente Cimini: con il fallimento del Modena avete pensato di prendere qualche giocatore Forza Teramo? Ci ha detto di no. Chi è nel mondo del calcio sa che poi i no non sono proprio dei no tassativi, però poi bisogna fare i conti con quello che diceva Andrea Costantini. Ti dico una cosa, secondo te un allenatore che va via da Modena e vai in una piazza importante, secondo te Capuano non avrebbe portato qualcuno importante a San Benedetto? Ah beh sì, vabbè, dipende anche dalle necessità, poi non è detto che automaticamente un allenatore va via da Modena si deve portare lo spogliatoio di... Purtroppo il calcio è una cosa che non ci sono mai le controprove. Noi 2 anni fa eravamo lì a vedere il Teramo di Vivarini, tutti quanti lì diciamo questo dove può giocare, come fa a giocare, non può giocare, c'è un certo giocatore che si chiama Moreo, quell'altro giocatore, ma questo non sa calciare, questo non sa colpire di testa, e quell'altro giocatore si chiamava Forte, uno gioca alla Spezia e uno gioca al Venezia, va via Sansovini, va a fermo e fa gol, segna anche da Silva che pensava neanche che non giocasse più, quindi pensavo non giocasse proprio, no, avesse smesso col calcio. L'anno scorso non ha giocato mai, attenzione, quest'anno invece si sta ritrovando e sta dimostrando il valore, mica si discute il valore del giocatore, si discute la testa, quindi non è che si discute il giocatore. Quindi Foggia l'anno scorso ha fatto 13-14 gol, Barbuti veniva da un anno, no, quindi però noi l'abbiamo preso per farci fare la differenza Barbuti. Io non discuto il valore né di Barbuti né di Foggia, poi il tempo ci dirà se Foggia e Barbuti è stata giusta quello che abbiamo preso per far bene oppure farà male, ma non tutte le persone, mica si può capire se giocatori. Certo. L'anno che è venuto Donnarumma, l'anno prima aveva fatto un gol, penso. Certo. Adesso e la Padula era andato in Slovenia, che in Italia non aveva la squadra. Certo. Adesso pubblicità, poi è arrivato un messaggio che ci segniamo, Maurizio, sul fatto se il Teramo ha dei vincoli contrattuali, ma credo di no, per far giocare i giocatori del Pescara, invece di valorizzare qualcuno avrebbe voluto valorizzare propri. Ma chi c'è lì del Pescara? C'è Lewandowski e Fagioli, perché non giocano al posto di Calore e qualcun altro? Lo rimandiamo, diciamo, perché era abbastanza lungo, Maurizio, perché, che non me lo ricordo perché, adesso preciso. Perché secondo me è semplice. Eccolo qua, buonasera a tutti, una domanda al grande Ercole: ma abbiamo vincoli contrattuali col Pescara per far giocare per forza dei loro tesserati, vedi Calore, non sarebbe meglio valorizzare dei nostri tesserati come Lewandowski e Fagioli? Un abbraccio. Allora, ma qui penso che la risposta è semplicissima, perché noi Calore era il portiere che avevamo confermato l'anno scorso e quindi per noi è stato confermato come primo portiere. Poi è capitata l'occasione di avere, abbiamo preso anche un portiere che veniva dalla Serie D, ha fatto un bel campionato da mezzano. Non aveva fatto mai la Lega Pro, mentre Calore l'anno scorso, anche se ha fatto il secondo, ha fatto già una Lega Pro e qualche presenza.
Oggi sicuramente Lewandowski si deve mettere in mostra e poi è il mister, il preparatore dei portieri, che potrà dire se Lewandowski è all'altezza di prendere il posto di Calore oppure no. Quindi non è che ci sono dei vincoli assolutamente. E poi Fagioli deve mangiare ancora tanto pane, deve mangiare ancora tanta erba. E quando arriva il momento opportuno si deve far trovare pronto. Un ragazzo dove noi onestamente ci crediamo tantissimo, è richiesto da tanti, quindi arriverà il suo momento, ma devono soltanto lavorare, pensare a lavorare, lavorare, lavorare e basta. Poi le scelte di chi gioca e di chi non gioca è solo l'allenatore insieme al direttore sportivo e il suo staff tecnico che deciderà chi giocare e chi non giocare. Noi i vincoli non ce l'abbiamo con nessuno. Noi dobbiamo dire grazie sempre al Pescara che ci dà una mano a fare la squadra senza pretendere nulla. Quindi diciamo grazie al Pescara se ancora possiamo fare il calcio. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati, prima del rientro della pubblicità, insomma avete visto anche il promo di questo speciale che manderemo in onda giovedì sera alle 21, dedicato al presidente onorario del trofeo Matteotti, Renato Ricci, che abbiamo incontrato qualche giorno fa. Dopodomani sera alle 21 ci sarà questo Renato Ricci racconta il Matteotti, insomma mezz'ora per fare una chiacchierata con un uomo che ha tenuto, che ha avuto il merito per oltre un ventennio di portare avanti una corsa che è tradizione ciclistica della nostra regione e non solo. Alla Teramana si dice le parole se le porto lo vende, ne maccaruna a botte la panz. Cari signori, adesso continuate e chi può capire. Mauro Nardi, ciao Mauro, che ci scrivi. È chiaro che poi noi ovviamente sì, parliamo, poi però in campo ci vanno i giocatori e questo è altrettanto indubitabile. Caro Cimini, spiegaci da vicepresidente perché ad altre parti rendono e a Teramo no. I giocatori ovviamente mangeranno troppo. A Teramo? Ma si mangia sin troppo bene. Sono i casi della vita. Oh, i cicli, perché per anni... con la comunque gestione Campitelli Cimini sono venuti i giocatori che hanno reso anche di più. Ma vi ricordate l'anno di Cappellacci? Sì. Ma in buona parte di quella squadra che fine ha fatto? Sono arrivati in finale playoff quell'anno. Poi. Quindi, per non parlare di quello che è successo gli anni successivi, cioè, ci sono stati giocatori che hanno reso tanto, che hanno spiccato il volo, altri che a Teramo hanno espresso forse il loro meglio e poi non si sono più ripetuti a certi livelli. Ora magari il ciclo, la congiuntura è diversa, l'inerzia è diversa, ci sono tante altre problematiche che vengono dal famoso caso Savona-Teramo e quindi c'è una spirale ora negativa dove magari passa il Moreo, il forte di turno, che qui non rende bene, passa il Sansovini di turno che non rende bene, cambiano squadra e riprendono a segnare come Sansovini o esplodono come forte Moreo. Ok, la domanda delle domande, forza Teramo da parte di tutti i tifosi, Fratangio la migliore punta che è il Teramo attualmente, rientra a me da Correnate, Ania? Dovrebbe in teoria da quello che sappiamo noi, però è chiaro che poi si valuterà meglio domani alla ripresa effettivamente come sta il giocatore. Ogni tiro un gol ci vuole un portiere d'esperienza, ma la domanda delle domande che io rivolgo ad Ercole Cimini è che gli prego di essere sincero al 100%, è in questo momento, al di là delle dichiarazioni di rito che ha imparato a fare, il presidente Campitelli come la sta vivendo questo campionato? Adesso al di là delle dichiarazioni di rito sono contento del pareggio, che adesso noi ce le prendiamo e ci mancherebbe, ma dire che ci crediamo no, non possiamo dirlo. Ma qui si è partiti con un'idea di riniziare un ciclo, siamo ripartiti da un anno fallimentare, quest'anno siamo stati attenti a quello che stiamo facendo, sempre con il massimo dell'attenzione del bilancio, perché se vogliamo bene al Teramo è la prima cosa che bisogna guardare, altrimenti si fa il rischio di fare la fine che fanno tante società. Quindi la prima cosa importante è quello di fare un campionato
anche soffrendo, ma soprattutto di, fare di curare un bilancio importante per la fine dell'anno. Si è ripartiti da un'idea e speriamo che poi man mano di aggiustare questo ciclo nuovo che il Teramo sta cercando di fare. Ecco, questo è Ercole Cimini, a cui non stentiamo a credere. Cioè, mentre noi tutti, Ercole Cimini che dica e pensi veramente questa cosa, ce lo vediamo, ce lo immaginiamo. Luciano Campidelli un po' di meno, ci permetta. Sta imparando di tasca sua, quindi l'idea più schiacciante ce l'ha dato la nostra nazionale. Non si è mai rinnovata. Non si è mai rinnovata e sono questi i successi. La Germania ha avuto il coraggio di ripartire da zero e oggi è diventata la vera Germania. L'Italia purtroppo pensavo che dopo la sconfitta con la Germania lì agli europei, pensavo che fosse, ma con tanto dispiacere, ma pensavo che potesse ripartire veramente da zero, anche a rischio di non qualificarsi, ma costruendo un futuro. Qui oggi siamo zero più zero. Poi affronteremo anche in ottica il settore giovanile questa cosa. L'anno scorso abbiamo fatto, per fare bene abbiamo fatto male, e poi per correggere il male abbiamo fatto ancora peggio. Quindi non è detto che oggi siamo ripartiti, ed è già una grande vittoria di ripartire. Abbiamo cercato, quasi ci siamo fatti male veramente, anche il rischio di andare giù, ma anche il rischio delle aziende, di tutto quello, perché per fare calcio oggi ci vogliono i soldi, non ci vogliono le chiacchiere, ci vogliono i soldi veri. E quindi oggi stiamo qui, stiamo tranquilli, un bilancio che tutti i giorni va controllato, quindi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Poi se arriviamo alla fine del campionato e possiamo fare un campionato buono, se lo facciamo soffrendo ma stiamo ancora lì, dobbiamo sentirci orgogliosi. Assolutamente. Rispondiamo un po' di messaggi, Maurizio. Allora, io mi sono un po' perso su Ambrosini, difensore del Modena. Perché mi appoggio anche a Daniele ed Andrea. In questo momento probabilmente, ecco, vera la notizia di Ambrosini, difensore del Modena, in questo momento non credo sia la priorità il difensore a Teramo. Non credo. È un centrale lui. Non credo che sia un settore da prendere in considerazione. Anche perché, il Teramo ha Caidi, a Speranza con una difesa a 3, a Sales, Alto Belli, a Minillo come ulteriore giocatore, che è un 97. Quante volte è stato messo? A volte, e lo dico questo ad onor di cronaca, molte notizie escono e molte sono vere. Altre, soprattutto per giocatori che in questo momento, come nel caso del Modena, sono svincolati, spesso vengono date in pasto anche dal procuratore, perché altrimenti un giocatore svincolato rimane a spasso parecchio tempo e chi se lo prende a giugno un giocatore che è stato 6 mesi a squadra? Quindi magari circola il nome. Un intervento andrebbe fatto nel settore esterni. Perché se oramai è piuttosto stabilizzato il fatto che gioca Varas esterno, Varas al massimo fa la mezzala, al massimo forzando la mano può fare l'esterno d'attacco, ma forzando la mano, e lo ha fatto in passato, fargli fare il quinto, effettivamente lui è un generoso, è uno che corre, si sacrifica, però, scusami, quindi Andrea, lo fa, però a quel punto vuol dire che gli esterni che hai di ruolo non ti fidi, esatto. e quindi lì un intervento andrà fatto. Quindi se si arriva a far adattare, ha giocato De Grazia a Trieste, lo abbiamo detto il giorno prima nell'indicare la formazione, parlando di De Grazia esterno quinto di sinistra. Se arrivi a questo, evidentemente chi è di ruolo lì, Pietrantonio, ma anche lo scomparso Diallo, insomma qualcosa bisogna fare lì, mi e questo Anya di fatto un po' smentisce quella supposizione prima del telespettatore da casa, che ci fossero vincoli contrattuali, perché per esempio Diallo e Pietrantonio sono giocatori che vengono dal Pescara, ma di fatto sono... Ma Vitturini non ha insegnato nulla pure, esatto, cioè... sono quasi mi verrebbe da dire quasi scomparsi dai radar. Diallo l'abbiamo visto l'ultima volta nell'amichevole Pescara-Teramo ad Avezzano, sì.
poi non l'abbiamo più visto se non negli allenamenti. Pietrantonio ormai lo abbiamo quasi dimenticato, quindi di conseguenza penso che siano indicazioni implicite di Asta che comunque in quel settore del campo effettivamente qualcosina manca, e se preferisce, come dice Andrea, adattare un Varas o adattare addirittura un De Grazia in quel ruolo, evidentemente non togli dal settore di centrocampo due giocatori che sono tra i migliori per rendimento. Cioè Varas è stato messo a fare il quinto quando era togliendolo stava esplodendo perché lui non è partito benissimo, ma nel momento di miglior forma è stato tolto da lì per fare l'esterno, il quinto. Chi toglieresti a centrocampo? Chi toglieresti a centrocampo? In che senso? Il problema è che tu sei nato per un 4-3-3. Io ti ho fatto attenzione che qua si ribaltano i ruoli. Sì. Chi toglieresti a centrocampo? Ma in che senso? Per far giocare Varas a 3. Allora, Varas ha giocato a 3 quando? Allora, se giochi con Amadio centrale, poi hai Ilari, no, Varas ha giocato Varas che puoi mettere a fare le mezze ali. Scusami, non ti ho sentito. No, dico, se giochi con Amadio in mezzo, ci sono due posti per 3-4 elementi. Tra questi elementi c'è Varas, che quando è stato tolto da mezzala era il momento in cui lui stava rendendo al massimo nel terreno, ha fatto delle buone partite, molto buone, tipo quella con la Ferrari Pisano, è stato tra i migliori. Nel giro di qualche partita è stato dirottato quasi stabilmente a fare il quinto, quindi secondo me è un sacrificio toglierlo nel suo ruolo naturale dove stava facendo bene e metterlo lì dove si adatta, però non è di ruolo. Ma secondo me lì in quel ruolo a centrocampo ci sono più giocatori che possono dare delle garanzie. Secondo me l'allenatore decide di far giocare Varas lì a sinistra perché gli dà più garanzia di quello che c'ha, quindi oggi se toglie una parte lo devi mettere un'altra. È un messaggio però nemmeno troppo implicito, no, mica a noi, esplicito. A voi, no, allora, scusa, cioè, sta dicendo tra virgolette tocca mettere Varas, prendetevi un esterno sinistro. Allora, Pietrantonio e Jalo sono due ragazzi del 98, stanno lì e quindi sono pronti ad aspettare che arrivino il loro turno e farsi trovare pronti. Oggi sicuramente non sono pronti e quindi l'allenatore decide di far giocare una persona che però è più pronta. Però l'altra volta, sembra, Trieste ha tolto Ilari, sì, dopo mezza partita. E addirittura questa volta ha giocato 3-4-3, quindi ha tolto un ulteriore elemento rispetto alla formazione titolare. Ha tolto Ilari, non c'era Varas, non c'era Graziano. Quindi comunque poi le scelte si fanno, se un giocatore ti rende lo metti lì, se invece tu, perché devi coprire quella che evidentemente per lui è una lacuna, cioè quella della fascia sinistra, devi sacrificare una persona, un giocatore che sia Varas o addirittura De Grazia, il messaggio mi sembra chiaro. Hanno fatto anche un resumé. Grande Cimini, Campitelli, non mollate sempre Forza Teramo, ciao Paolo. Prima c'era un resumé, allora Bacio Terracino, hanno detto i tifosi, hanno capito che Bacio Terracino meglio a sinistra è l'ultima mezz'ora, sì. Tulli deve andare in panchina, l'abbiamo detto in tempi non sospetti di Bacio Terracino a sinistra, sì, esatto. Anche quando Antonino Asta non era proprio d'accordo, ma poi poi la terza cosa era la squadra lotta esattamente come vuole il suo allenatore e ci serve urgentemente un portiere esperto, e questo però è un tema che anche il direttore sportivo Giorgio Repetto alla fine del calciomercato aveva sollevato. Questo è innegabile perché lo ha detto anche pubblicamente, che forse un portiere esperto che era arrivato, era Rossi mi pare, sì, si chiama Rossi, era arrivato, doveva arrivare, questo Ercole Cimini non può negarlo. No, mica posso negare questo, non aver preso Lewandowski. Era già però del termine. Allora quindi, basta, scusa. Ma ragazzi, ma qua come si vuole, noi prendiamo un terzo portiere esperto per fare il terzo portiere. Non ho capito. No, mica sono cose che facciamo noi, sono cose che avete fatto voi. Non pensavo che c'è. Ma Massimo è un esperto per fare il preparatore del portiere. Ah, ecco. Poi che ci vuole un portiere, non ci vuole, per me il portiere, due, quelli che hanno il Teramo,
Io, da come stai vedendo qua manca tutto, ma sì, manca un esterno, manca un portiere, manca un attaccante, manca il difensore a Brosini del Modena, manca tutto. I portieri sbagliano quelli di Serie A, ed è giusto che io oggi posso dire che non sto vedendo dei grossi sbagli da parte del nostro portiere, assolutamente no, anzi qualche volta ci ha tirato anche su. Poi sono due che si equivalgono, sia Calore che Lewandowski. Se oggi Calore gli dà più sicurezza, gioca Calore. Se un domani dà più sicurezza a Lewandowski, gioca Lewandowski. Poi è l'allenatore che decide. Cioè. La classifica la vincono il portiere e l'attaccante. Il portiere e l'attaccante. Ma una squadra che è fatta per salvarsi è chiaro che può essere sempre molto migliorata. Perché se fatta per salvarsi vuol dire che non ha dei valori straordinari per la categoria, quindi è evidente che può essere migliorata anche in tanti settori. Probabilmente ci sono delle priorità che sono un po' più stringenti rispetto a altre, e lo abbiamo detto in precedenza, che quella delle stelle. Io, per quanto riguarda Varas, centrocampista sprecato, più forte, sprecato a rincorrere sempre il più forte delle squadre avversarie, spesso è vero. Secondo me il problema di Varas, intanto addirittura anche complimenti estetici, non so se... La mia moglie. Ah, ok. Penso. Soprattutto mia figlia. Altrimenti dopo... soprattutto mia figlia. Ah, ok, beh, sicuramente. Anche perché le figlie coi padri hanno sempre un debole, insomma. Diciamo la verità, il Teramo gioca malissimo, sei d'accordo? Ci scrivono da casa. No. Non rispondi. Non neanche risponde. Giochiamo malissimo noi, dimmi un po' che cosa, come gioca il Gubbio. Per quanto riguarda Varas, secondo me un po' ha ragione Andrea dal punto di vista tattico, però anche un po' ha ragione il vicepresidente Cimini, nel senso che Varas è un interno sinistro. Se tu giochi con l'interno destro De Grazia e il playmaker Ramadio, l'altezza media del centrocampo del Teramo può far concorrenza forse a non lo so. L'anno che ha vinto il campionato c'erano più alti a centrocampo? Rispondi. È bello che si inverte. No, vabbè. Rispondi. No, ma tu pensi che quelli del Real Madrid, oppure quelli del Barcellona? Bacio della Ciò, per il momento intanto scrivo una grande sola. Sono d'accordo, però parliamo anche di squadre differenti. Domenica ha giocato Ventola, De Grazia, Madio e Varas, che non è una linea enorme, però io penso che in questo senso, proprio nella linea 3, Asta voglia, quando fa la linea 3 o a 5, voglia anche un giocatore fisico. Ma adesso è stata anche una delle questioni estive. Ma adesso, però, per risollevare l'animo del vicepresidente Cimini, Ania, diciamo un po', visto che si parla tanto di attaccante, un caso statistico abbastanza strano, perché il Teramo giocherà contro il Renate. Domenica 3-7, però. Lì mi sembra che c'è un giocatore che da noi non fu mai visto in campo. Palma, Antonio Palma. Segnò in Coppa Italia, mai a Siena. Quella squadra c'era quel giocatore che. Ok, dico anche di più. Cioè, l'attaccante Guido Gomez, che ha fatto quanti gol? Papu, 7. 7. Tutto l'attacco del Teramo ha fatto quanti gol? 7. Quanti gol ha preso il Renate? 7. È la miglior difesa del campionato. Miglior difesa del campionato. Insomma, i numeri... C'è sempre la prima volta. Esatto. Ecco, questo è lo spirito giusto. Però, insomma, è una squadra il Renate su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Io penso che siamo in debito molto con un po' di... con la fortuna. Con la sfortuna. Quindi... io penso che con un po' più di fortuna possiamo parlare qui in questa sede, stiamo parlando di altre cose. Noi forse per la grande mole di lavoro che abbiamo fatto meritavamo qualche punto in più, forse potevamo essere un po' più spregiudicati, posso essere d'accordo. L'abbiamo fatto domenica e quindi ci siamo andati subito a scottare, oggi stiamo dicendo ci manca quello, ci manca quello, ci manca quell'altro, quindi... Una partita complica le idee. Io ho parlato stamattina con il mister, perché faccio una chiacchierata con lui. Che cosa vi siete detti? Gli ho detto semplicemente che deve lavorare molto questa settimana,
nel morale delle persone, perché domenica quando sono andato negli spogliatoi ho visto veramente una squadra giù, perché poi sono convinto che loro hanno fatto al 100%, al 150% il loro dovere. Quindi perdere quando tu pensi che non meriti di perdere, questa è una squadra che fino alla fine corre, una squadra che fino alla fine ci mette veramente il cuore. E quindi ti dispiace che alla fine poi vai a perdere. Sì, questo è vero. Probabilmente io gli ho detto, non lo chiamo mai di lunedì perché lunedì si dicono ancora tante cavolate, quindi specialmente poi non ne parliamo dopo la partita. Questo col tempo uno riflette. Semplicemente di lavorare con la testa dei giocatori e soprattutto lavorare con il modo di dirgli che i ragazzi non hanno nessuna colpa, la sfortuna ci ha un po' teso una trappola, e quindi siccome nel calcio per me esiste una bilancia, prima o poi la fortuna girerà a favore nostro. E la risposta di Asta qual è stata? Ma ha detto quello che sto dicendo io, non abbiamo parlato assolutamente né di come ha giocato il Teo, tutto il resto. Abbiamo parlato semplicemente di giocare sul morale delle persone. Noi abbiamo una squadra che può dare tanto se ha il morale alto. Se il morale si abbassa, onestamente, qualche difficoltà poi andremo a... Certo. Ma noi faremo sicuro al 100% faremo una grande prestazione a Renato. Intanto, per il centrocampo che ha vinto il campionato, ce l'hanno anche riscritto qualcuno da casa: Scipioni, Di Paolo Antonio, Amadio, Cenciarelli e Di Matteo dicono che rispetto a quelli attuali potevano giocare a basket, però non l'ho scritto io, eh. L'hanno scritto da casa. Vabbè, ma adesso io sto parlando di giocatori fantastici in quell'anno. Ma Di Paolo Antonio, come mai non è riuscito poi a... cioè, quell'esperienza di Terni che si è conclusa, poi Viterbo, un po' si aspettava che invece in Serie B potesse rimanere un po' di più di Paolo Antonio. Ma noi ce lo aspettavamo tutti, che Alessandro potesse dare una svolta a quello che lui ha sempre lottato da quando era ragazzo, di arrivare a palcoscenici importanti, che per lui, ecco, la Serie B deve essere la sua casa, la Serie B. E non so perché poi lui a Terni non ha fatto bene, se con che testa è andato a Terni. Ma certo, vedo che oggi l'allenatore della Ternana, chiunque probabilmente potrebbe far fatica. Adesso mi sento Alessandro. Hai visto mai giocare la Ternana? No, tu mi devi rispondere, però. No, sto dicendo a livello di qualità di gioco. A me mi devi rispondere. Hai visto mai giocare la Ternana? Sinceramente. Allora guardati una partita della Ternana, perché io pensavo che questo fosse un pazzo. Non ho detto che fa giocare male le squadre. Ho detto che è probabile che con quel caratterino ci possa, cioè non è facilissimo andarci. Ma proprio tu pensi che giocare con Zeman sia normale? No, certamente no. Ma io penso che giocare con Allegri, oppure, ragazzi, oggi per essere un giocatore di Serie B deve avere qualcosa più degli altri, quindi... Se doveste vincere contro il Renate, secondo Ercole Cimini, noi che ci inventiamo? Ma perché? Cosa inventereste? Non ho capito che domanda no, fatto. Noi, dice noi. Cioè, non ho capito. Cosa, tutti sono convinti che noi siamo il regno delle critiche. In realtà no, si fa così per parlare, giustamente. Ma come parleremmo magari a un tavolo prendendo un caffè? Secondo me Fratangelo, Fagioli e Pierantonio possono giocare in questa squadra. Lo dimostra in allenamento. Asta un po' di coraggio, forza Terabo. E grande Cimini, peraltro prima ci hanno scritto che poi non è così vero, Ania, che il Teramo ha una squadra estremamente giovane. Pokesh è un bravissimo allenatore. Certo, prima abbiamo parlato della nazionale, non posso dire il giudizio di Ercole Cimini su Ventura, altrimenti anche su Pokesh che ha dato prima verrebbe un po' inficiato. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, di parlarci un minuto con Ventura. Per me non è il suo calcio quello che abbiamo visto. E intanto salutiamo Riccardo Clinco, Teramo è una società con un grande cuore a cui auguro miglior fortuna, complimenti per la trasmissione. Ciao Riccardo, la cui trasmissione trovate sul nostro palinsesto, riconosciamoli con
tanti ospiti di livello. Magari anche il vicepresidente Cimini può essere un ospite, un personaggio da scoprire, magari anche non solo dal punto di vista calcistico, anche dal punto di vista personale. A gennaio Di Paolo Antonio può tornare a Teramo. La domanda. Spero che può tornare più a Natale. Come regalo? A Natale, per fare il Natale, c'è cioè la famiglia a Teramo. No, intanto fammi smentire, non è, e Cimini può confermare che è rosso e blu. Giusto, perché mi chiedono se la cravatta è rosso o nera. L'ha domandato uno che è daltonico, quindi io... Vero, è rosso e blu, potete confermare anche voi. Io do ragione. No. Ah, ha ragione! No. Ok, va bene. Dicevamo, sull'età media, siamo quasi in chiusura... un attimo, che non è poi così, 26 anni l'età media Domenica del Teramo, 24 quella del Gubbio, insomma, perché poi in realtà perché molte squadre, la Lega Pro è diventata più giovane, come è normale che sia. Sì, e poi qualsiasi cosa si dice asta nello specifico viene molto spesso analizzata dai tifosi, quindi vanno a cercare a analizzare effettivamente la gioventù sta soprattutto in panchina, diciamo, tendenzialmente, sì. E non negli 11 in campo, ecco. Andrea e Renate, in due parole, Cappelluzzo a Teramo, poi lo chiediamo al vicepresidente Cimini se arriva da via Pescara. Il Renate, squadra, diciamo prima, a cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo su Renate, perché non ha giocatori di grido, ma evidentemente ha uno che segna e ha un'organizzazione di gioco. Difesa solida, ha un giocatore di riferimento che fa gol, che decide le partite, come ha fatto proprio domenica contro il Mestre. Quindi è una squadra che non ha pressione, è una squadra che veniva da un altro girone, ma evidentemente il girone B, come abbiamo capito anche lo scorso anno, somiglia molto al girone A, quindi squadra del nord, grande organizzazione tattica, grande tecnica, magari non un fattore ambientale di quelli che insomma si fanno sentire, però è una squadra che si è subito calata bene in questo girone, nonostante ci sia entrato proprio in extremis, magari senza essere molto molto contento, però è una squadra che sta dimostrando di essere tra le migliori del campionato. Chissà se in questo caso il pareggio sarà accolto positivamente, secondo me sì, perché un punto fa comodo, e poi vediamo chiaramente quello che dice la partita. Precisando sì, che il Teramo con le grandi, tranne che a Pordenone, ha fatto belle partite, perché a Trieste ha giocato una buona partita, a Vicenza ha fatto un ottimo secondo tempo, tra i migliori in assoluto della stagione, a Bassano ha fatto una signora partita, quindi con le big del campionato, classifica alla mano, il Teramo ha tirato fuori sempre la prestazione. Poi a volte è andata male come a Vicenza, l'unica toppata è stata Pordenone. Certo. C'è un po' che noi da quando avevamo perso, da quando giocavamo col 3-5-2, abbiamo ricambiato, abbiamo riperso. Però non può essere solo una questione di modulo. Allora, c'è chi vuole Cappelluzzo, chi vuole Ganz. C'è chi vuole Cocco. Andrebbe bene anche il papà. Bozzianotto, però. Pure. Però. Mancherei di rispetto ai miei attaccanti. Ok, va bene, siamo in chiusura, vediamo il prossimo turno. Maurizio, con l'ausilio della grafica, tanto un po' lo conoscete, anche perché oggi insomma basta uno smartphone per vedere subito la giornata di campionato, la prossima, quindicesima, vediamo anche dove vanno quelle che sono, se vogliamo, in lotta con il Teramo. C'è il Fano che riceve in casa il Sud Tirol, e abbiamo visto come il Sud Tirol non è un cliente facile assolutamente. Guardatevi una partita del Renate, 20 cross a partita e non palloni buttati in avanti, e poi se hanno anche quel Gomez che ha fatto già 7 gol, è chiaro che diventa tutto più complicato, però il Teramo può farcela strappare un risultato positivo. Sono tutti gli esuberi del portiere. Sì. Sono tutti, tra virgolette, quelli che in questo momento non stanno giocando, Andrea, con il Pescara, che automaticamente per questa connection Teramo Pescara automaticamente diventano nomi papabili. Per Arpisalo Albino Leffe, Gubbio Fermana, Modena Pordenone non si giocherà. Padova Triestina, Reggiana Ravenna, Renate Teramo, San Benedettese Bassano, e poi c'è Vicenza Mestre, riposa il Sant'Arcangelo. Può essere l'occasione buona per, magari con il Ravenna che va a Reggio Emilia e il Sant'Arcangelo che riposa, per riportarsi magari, allungare un po' su questo penultimo posto.
Che partita guardavo con particolare attenzione? Renato Eterno. Ah, ok. No, perché pure Benalì e Zampano. Zampano ha giocato, Benalì era in nazionale, ecco perché non ha giocato. Questi mi sembrano un po' più complicati. Comunque, va bene, va bene. Con questa schermata chiudiamo questo appuntamento con Proteramo. Io ringrazio il vicepresidente Ercole Cimini perché è stata una chiacchierata, se vogliamo, anche un po' simpatica, ma è giusto anche così. Perché quando si parla di calcio poi... Stiamo vicini, dobbiamo stare vicini a questa squadra. Ci darà delle belle soddisfazioni, sono sicuro. Vedremo, vedremo, noi ce lo auguriamo. Ovviamente grazie Dania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a voi. E grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. È tutto per questa sera, grazie a Maurizio da qui in regia. Ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.